Se lasci like entro 5 secondi, oggi riuscirei a vincere almeno 3 partite con il brawler con cui sei più scarso. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. Spero per te tu abbia lasciato like, altrimenti quel povero brawler rimarrà sempre con pochissime coppe. Oggi andremo a shoppare nel negozio, perlomeno saremo costretti a shoppare nel negozio di Brawl Stars. E a dirci se shoppare o meno sarà proprio l'assistente personale Android. Sì ragazzi, perché io sono un utente Android, ho un Samsung di conseguenza, ho Google, ho ok Google, ok non ti attivare ti prego, ok non si è attivato. Quindi signore e signori andremo a chiedere per ogni singolo elemento nel negozio a Google se dovremmo shopparcelo o meno. Voi ovviamente ragazzi non shoppate se non avete il consenso dei vostri genitori, o comunque se non potete farlo non fatelo. Un mega saluto a Matteo Crossing che ha scritto hashtag Chaux sotto lo scorso video. Il negozio di oggi è davvero molto succulento perché abbiamo un'offerta speciale di una mega cassa. Poi vabbè, la cassa creduta che in realtà l'ho già anche aperta. Poi abbiamo Carl Leonard, molto molto figo, a me personalmente piace. Poi abbiamo El Brown, anche questo mi piace. E poi abbiamo altre tre skin: Stecca scoppiettante, Re Stecca e Bo Mecha. Due di Stecca, una del signor Bo. Poi abbiamo ancora Colt Fuorilegge, Bull Linebaker. E poi abbiamo doppia gettoni, casse e via dicendo. Quindi signori, la domanda cruciale che ferma Google è: devo shoppare oppure no? Oppure la traduco in testa o croce. Testa, shoppiamo, croce, non shoppiamo. Ok Google, lancia una moneta. Che cos'è? È uscito testa. Ma già subito? Ok che è il 50% di probabilità, ma è già uscito testa. Ovviamente ragazzi mi riferivo alla prima cosa nel negozio, perché andremo a passare ogni singola cosa una alla volta finché non avrò shoppato o tre cose o non sarà finito il negozio. Quindi la prima cosa da shoppare, cioè ci ha detto subito testa, è questa, la mega cassa. Ok, vediamo bene. Solamente 505 di oro e 5 biglietti. Un sacco di 5, 5055 in pratica. Va bene, andiamo per Carl Leonard. Ok Google, dimmi testa o croce. Hai di nuovo fatto testa. No, di nuovo testa. Ragazzi, meno male che mi piace Carl Leonard, altrimenti c'è cacchio. Subito così ragazzi, due shoppate nel negozio senza manco passare dal via. Ma ovviamente prima di passare alla terza domanda, al terzo quesito, io direi di andare a provare questo Carl Leonard. Selezioniamo Carl Leonard. E ragazzi, pensandoci, forse Google prende una percentuale quando io shoppo su un gioco che si trova sul Google Store. Quindi forse è nel suo interesse farmi shoppare. Ragazzi, ditemi un attimo la vostra personalissima opinione, perché sono abbastanza curioso. Ma cosa lancia ragazzi? Se non ho visto male lancia funghetti. I funghetti allucinogeni di Carl. Ok, vediamo. È abbastanza figo. E come al solito c'ho sempre qualche compagno di squadra che non so perché è inattivo e non gioca. Ok, mamma mia, dai che lo faccio fuori. Meno male che si è svegliata quella Penny. Aia, questa lo ammetto ha fatto male. Raga, come vedete sto tentando sempre di portarvi delle partite quasi intere. Grande, grande ragazzi, quell'altra event è stata fatta fuori, ci sta tantissimo, sono molto molto contento. Blocchiamo qui il passaggio, non so manco se ci sta in effetti, forse era già morto. Tanta roba, io ho anche la mia super. Dai, ammazzo tutti! Li ho fatti fuori tutti ragazzi. Mamma mia, questa sì che è una vera super. No, hai 7 gemme. Hai 7 gemme. Non ti azzardare a stare lì. Ems che è pericolosissimo, ho deciso di farla fuori subito. E ragazzi, stiamo stravincendo con la nuova skin di Carl. Cioè è assurdo ragazzi, stiamo facendo davvero il panico, il delirio. No! No, 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 stavo dicendo, stiamo facendo il panico, il delirio. E poi succede questo.
Meno male che ho risolto con la mia super. Non possiamo più perdere. Ciao. Ciao gente. Ciao gente. Ah, ok. Mi spreco anche la mia super, perché tanto, ragazzi, abbiamo praticamente vinto. C'è stato un secondo preciso in cui davvero mi sono preoccupato di perdere la partita. Quindi però torniamo nel negozio ed è il turno di El Brown. Ragazzi, mi sono scocciato di chiedere testa o croce e dirò pari o dispari. Ok Google. Oh. Non mi risponde. Ok Google. Pari o dispari? Secondo Wikipedia, pari o dispari è un gioco di mano simile a una morra semplificata. Facciamo così, chiedo un numero da 1 a 6, se esce pari, sciopo, se esce dispari, non sciopo. Ok Google, lancia un dado. Il dado ovviamente ha 6 facce, quindi esce un numero 2. Da 1 a 6. Ed è uscito pari, devo scioppare ancora, ma quante probabilità ci sono? Cioè che esca testa, pari, cioè ma devo scioppare tutto praticamente. Ma va, dimmi subito, shoppa tutto e faccio prima, cioè Google. Cioè, Google davvero mi sta svenando. Cioè, sto spendendo di tutto, sto spendendo. Quindi, andiamo a provare anche questo, El Brown. Va bene, selezioniamo El Brown. Scegliamo, cosa possiamo scegliere? Dai, Foot Brawl. Sono curioso di vedermi questo El Brown in Foot Brawl. Abbiamo il primo semplice contro. E ragazzi, devo dire che El Brown è davvero bellissimo. È davvero bello, mi piace un sacco. Mi piace un sacco. Aia, aia, aia. Aspetta, El Brown ti picchia. No! Come è potuto succedere, ragazzi? Abbiamo perso malissimo. Ci abbiamo perso il punto perché mi ero concentrato a far fuori l'altro e il primo. Dai, devo prendere la palla qui. Dai, lo faccio subito fuori. Ok, GG. Mi prendo la palla. Scappo in porta, scappo in porta, scappo in porta. Ok, no! No, mannaggia! Dai, dai, sì ragazzi, sì, dai, siamo due tank in squadra, non possiamo perdere. No, non voglio perdere, non voglio perdere, boom, ciao il primo. No, 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 no! Come ho fatto a perdere, ragazzi? No! Alla nuvoletta quando si perde. No, raga, non posso portarvi una sconfitta con una skin nuova, devo portarvi una vittoria per forza, cioè è una cosa proprio... che devo sentire dentro la vittoria. E io me la sento la vittoria, ragazzi. Me la sento. Cioè, è qui la vittoria. È a un passo. È a un passo da tutto ciò. Io tiro la palla verso Mortis. Ok. Vai. Vado. Ok, sono il tank. Sono il tank, ragazzi. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Dai, dai. Boom! Spacco tutto! Spacco tutto, spacco tutto, ammazzo tutti, spacco tutto, ti distruggo. Vai Mortis, io aspetto qui. Ok, ho la palla io, sono il tank, la lancio, non è vero? Tutti fuori, vai Mortis, no! Come hanno i rascelli? Ma come ha fatto a perdere quella palla? Non lo so davvero. Manca l'ultimo gol, li stiamo prendendo a pallate praticamente. Ok, uno è andato. No! Perché l'ha passata a me, Shelly? Hai fatto una mossaccia. Hai fatto davvero una mossa sbagliata. Oh! Pure con lo spin sul posto per prendere in giro gli avversari. Ok. Adesso che abbiamo visto anche le emoticon, tra virgolette, di quando si vince, possiamo finalmente andare a continuare la nostra challenge in pace. Ragazzi, per una questione di gemme lo faccio un'ultima volta, sperando che, cioè, ma che esca almeno una volta, tipo, dispari. Ok, Google? Lancia un maledettissimo dado. Perché? Che maledetto?
5 e 5 ragazzi, è dispari, finalmente non devo comprare su Brawl Stars. Va bene, ok. Anche se avevo già shoppato 3 volte, ho fatto comunque la quarta volta solo e solamente per voi ragazzi. Ho provato anche perché ero curioso di sapere se potevo uscire almeno una volta a dispari, cavolo. Se questo video vi è piaciuto lasciate subito un bel like, iscrivetevi al canale e noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao.